Terzetto con Nibali, Sagan e Purito Rodriguez, 40 secondi adesso sul quartetto con Samuel Sanchez, Contador, Horner e Mauro Sant'Ambrogio. Stanno perdendo questi quattro rispetto al gruppetto di Chris Froome, stanno perdendo perché adesso hanno soltanto 13 secondi di vantaggio anche Cadel Evans con Chris Froome nel gruppo della maglia azzurra. Alla sua ruota Kwiatkowski, il quarto della classifica generale, poi Niemec. Eccolo qua della Lampremerida, Primislav Niemec. Con le immagini siamo tornati invece sui tre di testa. Da ora in poi un lunghissimo rettilineo fino al traguardo di Porto Sant'Elpidio sul lungomare di Porto Sant'Elpidio. Ha già preso fra l'altro la posizione anche migliore per lanciare uno sprint, si è messo dietro Peter Sagan. Ormai sono in vista dello striscione dell'ultimo chilometro, credo che però non commetteranno l'errore di stare lì a studiarsi per la volata. Mi sa che Rodriguez e Nibali andranno testa bassa fino al traguardo perché il loro interesse è quello di guadagnare più secondi possibili su Chris Froome. Sono già sbucati, hanno già imboccato il rettilineo d'arrivo anche quelli del gruppetto con Contador e Sant'Ambrogio. È talmente più forte Sagan che gli altri sono lì a tirare, uno per indossare la maglia di leader al termine di questa tappa, l'altro per guadagnare posizioni in classifica generale. Nibali e poi Rodriguez con Peter Sagan, che già ha fatto un numero a questa Tirreno Adriatico andando a vincere uno sprint contro quello che fino a poco fa era la padrone indiscusso degli sprint, cioè Mark Cavendish, e oggi sta già accarezzando il sogno di un'altra vittoria alla corsa dei due mari su un percorso completamente diverso, dove si sono messi in evidenza soprattutto gli uomini di classifica. È già sprint per Peter Sagan, che ai 100 metri quasi neanche reagiscono Nibali e Purito Rodriguez. Peter Sagan a Porto Sant'Elpidio, poi Nibali che va a prendere anche 6 secondi di abbuono e Rodriguez, guardate qua che polpacci, sembra dire Peter Sagan, grande vittoria anche oggi. Peter Sagan, Nibali e poi Rodriguez, attenzione anche al cronometro, sta per arrivare il quartetto con Horner, con Sant'Ambrogio, Contador e Samuel Sanchez. Sant'Ambrogio è veloce, vedremo se riuscirà a vincere la volata per il quarto posto. Già in maglia azzurra intanto Vincenzo Nibali, perché siamo oltre i 30 secondi per quanto riguarda il suo vantaggio, ed è proprio Mauro Sant'Ambrogio che va a conquistare la quarta posizione davanti a Samuel Sanchez, poi Chris Horner e Alberto Contador. Qualche secondo lo ha guadagnato Alberto Contador perché adesso arriva il gruppo con Chris Froome che è nelle ultime posizioni insieme a Cadel Evans. Dunque qualcosa anche Contador ha guadagnato, ma soprattutto ha guadagnato Nibali.